In quel meraviglioso trattato, La luce sul sentiero, è detto giustamente che finché gli aspiranti si trovano nella corte esterna, le iniziazioni sono quelle della vita. Non sono le vere e proprie iniziazioni che verranno più tardi. Non sono quel grado determinato che si trova entro il tempio, il primo dei quali segna il passaggio della porta d'oro. Esse sono iniziazioni continue che il candidato trova sulla propria via, man mano che procede lungo il sentiero della vita quotidiana. Cosicché, nel vero senso della parola, si può dire che la vita è la grande iniziatrice e tutte le vicende che il candidato attraversa in questa vita servono a provare la sua forza e a sviluppare le sue facoltà. Se voi consultate il trattato La luce sul sentiero, troverete che vi sono specificati certi determinati requisiti che, secondo i commenti pubblicati successivamente nella rivista Lucifero, si trovano scritte nell'anticamera di ogni loggia della vera fratellanza. Quelle regole sono formulate in un linguaggio che, per quanto di carattere mistico, è ancora abbastanza intelligibile, sebbene, come avviene in ogni linguaggio mistico, possano sorgere delle difficoltà se si prendono le parole troppo alla lettera, anziché cercare di comprendere le verità intrinseche che esse vogliono esprimere. Le quattro grandi verità che si trovano scritte nel vestibolo sono le seguenti. La prima. Prima che gli occhi possano vedere, essi devono essere incapaci di lacrime. La seconda. Prima che l'orecchio possa udire, esso deve aver perduta la sua sensibilità. La terza. Prima che la voce possa parlare in presenza dei maestri, essa deve aver perduto il potere di ferire. Infine la quarta. Prima che l'anima possa stare alla presenza dei maestri, i suoi piedi devono essere lavati nel sangue del cuore. Ora, lo stesso autore, mediante il quale La luce sul sentiero fu reso pubblico, scrisse più tardi alcuni commenti esplicativi. Questi meritano uno studio accurato, poiché spiegano gran parte delle difficoltà che lo studioso può incontrare nel trattato stesso e possono forse aiutarlo ad afferrare il significato intrinseco di queste quattro verità, anziché dar loro un'interpretazione troppo letterale. Essi spiegano che la prima frase, prima che gli occhi possano vedere, essi devono essere incapaci di lacrime, significa che l'anima deve ritirarsi dalla vita delle sensazioni per entrare in quella della conoscenza. Non deve più restare là dove essa è continuamente scossa da quelle violente vibrazioni che le pervengono attraverso i sensi, che deve passare da queste regioni instabili in quella della conoscenza, in cui regnano la fermezza, la calma, la pace, che gli occhi sono le finestre dell'anima e queste finestre possono essere, per così dire, appannate dalle nebbie esalate dalla vita, e cioè le intense sensazioni, piacevoli o dolorose, che producono una nebbia che appanna e oscura queste finestre, e quindi l'anima non può più vedere chiaramente attraverso esse. Questa nebbia proviene dal mondo esterno e non dall'interno. Proviene dalla personalità e non dall'anima. È il risultato soltanto di sensazioni intense,
non della comprensione della vita. Perciò essa viene simboleggiata con la parola lacrime. Considerate queste come simbolo di una violenta emozione, sia dolorosa o piacevole. Finché gli occhi non si saranno resi incapaci di tali lacrime, finché le finestre dell'anima non avranno cessato di essere appannate dalla nebbia esterna, finché non avranno lasciato trasparire chiaramente la luce della conoscenza, gli occhi dell'anima non potranno vedere la realtà. Ciò non significa, come ci viene spiegato, che il discepolo debba perdere la sua sensibilità. Vuol dire soltanto che nulla di ciò che proviene dall'esterno deve poter turbare il suo equilibrio. Non è che egli debba cessare di soffrire o di gioire, anzi, è detto che egli soffrirà e gioirà ancora più fortemente degli altri, ma nella sofferenza, nella gioia, potranno più scuoterlo dal suo proposito. Non potranno più fargli perdere questo stato di equilibrio, risultato dalla fermezza che solo la conoscenza può conferire. Questa conoscenza è la comprensione di tutto ciò che è permanente, per cui il transitorio e l'irreale non possono più frapporre alcun velo alla visione dell'anima. Lo stesso possiamo dire della seconda verità. Prima che l'orecchio possa udire, esso deve aver perduto la sua sensibilità. Deve aver raggiunto il luogo del silenzio. La ragione di questo fatto, come è detto più oltre, è che, sebbene la voce dei maestri risuoni sempre nel mondo, gli orecchi degli uomini non potranno udirla finché saranno assorditi dai suoni della vita esterna. Non è che il maestro non parli, anzi, egli parla sempre. Non è che la sua voce non risuoni, anzi, risuona sempre. Ma i suoni che circondano più da vicino il discepolo sono così forti che questa armonia, tanto più dolce e delicata, non può essere percepita dal suo orecchio attraverso i suoni più grossolani provenienti dai sensi e dalle emozioni inferiori. Perciò il silenzio è necessario. Il discepolo che si trova ancora nella corte esterna dovrà raggiungere un luogo di silenzio per poter udire il suono della realtà. Tale silenzio da lui raggiunto dovrà dargli all'inizio quasi un senso di mancanza di sensibilità a causa della grande quiete che vi regna e della imperturbabile tranquillità di cui l'anima diviene cosciente. Qui l'autore parla molto efficacemente delle difficoltà e delle lotte che sopravvengono quando si percepisce il silenzio per la prima volta. Abituati come siamo a tutti i suoni che ci circondano, quando il silenzio avvolge per un attimo l'anima, esso porta con sé un senso di annientamento. È come il penetrare in un abisso in cui non vi sia alcun appoggio, come entrare in un'oscurità simile ad un drappo funebre che avvolga l'anima, un senso di assoluta solitudine, di vuoto assoluto, come se tutto fosse sparito, come se tutta la vita si fosse annientata col cessare dei suoni delle cose viventi. Allora si dice che, benché il maestro stesso si trovi presente e tenga la mano del discepolo, questi abbia l'impressione che la sua mano sia vuota, che gli sembri di aver perduto di vista il maestro e tutti coloro che lo hanno preceduto. Gli sembra di essere abbandonato nello spazio infinito, senza nulla al di sopra o al di sotto o accanto a sé. E in quell'istante di silenzio sembra che la vita sia sospesa, che ogni cosa, la vita stessa dell'anima, sia cessata. Ed è attraverso quel silenzio che risuona la voce dell'aldilà,
La voce che udita una volta nel silenzio verrà poi udita sempre in mezzo a tutti i rumori del mondo, poiché l'orecchio, dopo averla udita una volta, resterà sempre sensibile alla sua armonia. E nessun suono terrestre sarà più capace, neppure per un solo istante, di sommergere quell'armonia che una volta ha parlato all'anima.